Intanto vi ringrazio tutte le persone che sono qua e chiedo scusa prima di tutto a Robert e a Giacomo che si sono impegnati in prima persona per questa serata qua. Non ce l'abbiamo fatta a programmare una promozione efficace per tempo per 1000 contrattempi, però vorremmo cominciare a fare con queste serate qua un modo un pochettino più diverso per cominciare a parlare delle proposte del PD. Una delle grandi critiche che ci viene fatte sempre è quella che il PD non sa mai, non ha delle idee chiare, non ha delle proposte, e io obiettivamente invece mi sono ritrovato a farmi pian pianino la collezione di tutti i documenti che a livello nazionale erano già usciti da parte dell'Assemblea Nazionale del PD, quindi non documenti approvati così alla critica, erano documenti ufficiali che danno comunque cominciano già a dare una discreta dose di argomenti. Ognuno di questi argomenti qua meriterebbe approfondimenti enormi e lunghissimi, perché già in questa sera qua Robert penso che sarà sicuramente in imbarazzo, non per sua mancanza di volontà, ma per il fatto che si tratta di argomenti molto vasti e disparati anche. Qual è la cosa che ci ha spinto a fare questo tipo di serate? Semplicemente parlare in maniera il più informale possibile, nella maniera più concreta possibile, di queste idee qua che sono già il nostro patrimonio comune. Per fare politica abbiamo pensato anche di utilizzare per quanto più possibile un linguaggio informale e quindi approfondito ma non eccessivamente aulico, e come altra regolamentazione che vorrei che ci dessimo tra tutti, quella di fare per quanto possibile interventi nel dibattito che sarà successivo alle relazioni del moderatore e dell'ospite che presenterò a breve, un dibattito molto semplice, molto informale. E a questo punto qua invece passiamo a presentare la serata. Presento i due allenatori, ovvero il coordinatore della serata, Robert von Ankwitz, che è da me soprannominato l'eversivo germanico, che è grande appassionato, anche se non tecnico, della questione per quello che riguarda lo Stato, la pubblica amministrazione, l'efficienza, l'Europa, e soprattutto io devo dire che lo becco sempre, che nei momenti più impensati che si sfoglia la Costituzione, gira sempre con la Costituzione in tasca. Accanto a lui come ospite della serata invece abbiamo un nostro sindaco, Giacomo Ferrari, sindaco di Terzorio, che insomma ci racconterà anche la sua esperienza da amministratore, da politico e da persona impegnata a vari livelli all'interno della gestione della cosa pubblica. Detto questo, buona serata a tutti. Bene, allora, innanzitutto anche da parte mia grazie a tutti per essere venuti. Come diceva Alessandro, non sono assolutamente un tecnico, quindi il gruppo di lavoro che si è formato quando abbiamo cominciato a parlare di fare queste serate, così ha deciso di dire alcune persone che fanno parte del partito, pur non essendo dei tecnici, leggono i documenti che risultano dall'Assemblea Nazionale del partito e cercano di illustrare ai colleghi, agli amici del Partito Democratico stesso, che cosa dicono questi documenti. E a me, devo dire, ha entusiasmato questa cosa proprio per il fatto di non essere un tecnico, no? Nel senso di dire, è vero, come diceva Alessandro, magari appassionato un po' di questioni che riguardano la pubblica amministrazione, appassionato di studio sulla Costituzione, però non sono certo preparato come parecchi di voi in questa sala, e mi interessava proprio cercare di vedere come esercizio, anche in un certo senso, se da normale cittadino, normale appartenente al Partito Democratico, riuscivo a capire che cosa il Partito Democratico propone nei prossimi anni. E come diceva Alessandro all'inizio, a volte si può dire che
all'interno del partito ci sia una forte discussione, una forte anche contrapposizione tra diverse anime, ma quello, il messaggio che passa spesso è che il partito non abbia le idee chiare. Invece ha, leggendo questi documenti, delle idee chiare, con le quali poi democraticamente, visto che ci chiamiamo così, si può anche in certi casi non essere completamente d'accordo, ma quello che è emerso dalle assemblee sono delle linee molto, a mio giudizio personale, molto molto chiare. L'argomento che incidentalmente è stato trattato pochi istanti fa fa parte proprio delle proposte che il partito fa per il governo del paese come forza alternativa di governo del paese. In particolare in uno dei documenti che ho avuto il compito così di provare a sintetizzarvi, che è quello che riguarda la pubblica amministrazione. Il titolo di questo documento è Un settore pubblico di qualità per far ripartire l'Italia e contiene tutta una serie di proposte reali, concrete, che il Partito Democratico fa in alternativa chiaramente alla proposta della destra e a quello che è il governo che in questo momento è maggioranza nel paese. E io spero insomma, di aver compreso correttamente quello che c'è scritto nei documenti. Mi sembra che molte delle proposte siano realmente alternative alla proposta della maggioranza che ci governa ora. La questione che veniva citata prima, proprio sul discorso dei referendum, dell'acqua in particolare, sulla modalità di gestione, investe un settore che è quello del rapporto tra pubblico e privato, che è effettivamente analizzato nel documento che vi ho citato, cioè un settore pubblico di qualità per far ripartire l'Italia. La proposta del Partito Democratico, sintetizzata in questo documento, è una proposta, diciamo, concettuale in un certo senso, se mi passate il termine, cioè dei principi. E questa è una cosa, per inciso, che caratterizza i documenti di cui mi sono occupato io. Una serie di principi generali, ovviamente, come una forza politica deve saper esprimere, e delle proposte fattive, specifiche. Nel caso, per esempio, della situazione che dicevamo prima, la dichiarazione di principio più importante che c'è in questo documento è proprio il no secco alla contrapposizione che spesso viene fatta tra privato uguale efficienza e pubblico uguale inefficienza. E viene detto chiaramente in questo documento, è uno dei punti, il punto 4 in particolare. Allo stesso modo viene definito quello che deve essere, secondo il Partito Democratico, il rapporto proprio tra il pubblico e il privato. E anche in questo caso, da questi documenti, devo dire anche con una mia piacevole sorpresa, molti di voi sanno appunto che faccio le battaglie per l'acqua pubblica, che tante volte all'interno del partito ha avuto degli scontri anche accesi, e in questi documenti c'è una direzione molto, molto precisa, che personalmente, per gli ideali che ho io, ho trovato interessante, ed è una dichiarazione molto chiara che è un altro no. Il fatto che ci siano tanti no non vuol dire che poi non ci siano delle proposte, che è il no alle privatizzazioni e alle esternalizzazioni insensate. Cosa vuol dire? Vuol dire non procedere a rotta di collo con quello che forse è stato fatto negli scorsi anni, anche dal centro-sinistra, bisogna saper ammettere quello che è avvenuto, di una corsa folle alla privatizzazione in tutta una serie di settori. E quindi una riflessione su quale deve essere il rapporto tra il pubblico e il privato. Faccio una parentesi, i documenti di cui mi sono occupato così di cercare di sintetizzare riguardano la pubblica amministrazione, le autonomie, le istituzioni, la giustizia e l'Europa. E questo concetto del rapporto pubblico-privato
del no alla corrispondenza che dicevo prima tra pubblico uguale inefficienza, privato uguale efficienza, no alle esternalizzazioni forzate. Un'altra considerazione molto importante che è distinzione tra le funzioni dell'ente pubblico, quindi quelle proprie dell'ente pubblico per le quali il partito dice no, non devono essere date all'esterno, le funzioni che sono proprie dell'ente, mentre in altri casi, quando si tratta di situazioni nelle quali ci può essere una collaborazione tra pubblico e privato, è prassi consolidata, anzi in certi casi funzionante, quella di una collaborazione tra pubblico e privato. E vi dicevo, questa serie di considerazioni sono tantissime, io ho timore che questa sera non riuscirò a sintetizzarvi tutti i documenti come speravamo. La caratteristica è che mi hanno accompagnato nella lettura dei documenti in tutti i settori. Cioè, c'è un'idea chiara, una serie di concetti che vanno dalla situazione molto specifica locale, i comuni, le province, fino all'Europa. Quindi questi concetti che adesso io vi ho citato, presi dal documento sulla pubblica amministrazione e sulle autonomie locali, sono ripetuti e rafforzati anche nei confronti della riflessione fatta nei confronti dell'Europa. Io mi sono del funzionamento anche della macchina europea. Leggendo questi documenti mi sono segnato quelle che secondo me, è il mio giudizio personale, quindi sono le parole chiave che ho trovato. E ve li dico non in ordine gerarchico, ma così, come le sono scritte. Le parole chiave sono, secondo me, e quindi le proposte pratiche del Partito Democratico, la semplificazione, quindi c'è una parte che attraversa appunto dall'Europa, arrivare fino al piccolo comune, e arriviamo anche a Giacomo, che riguarda la semplificazione di procedure burocratiche, snellimento della macchina amministrativa. Un'altra parola chiave è l'attuazione. Ci sono tutta una serie di elementi che vedremo anche magari con Giacomo, per cui magari la norma esiste, sappiamo tutti che molte delle norme, per esempio sull'autonomia, sul vero federalismo, le ha fatte il centro-sinistra con la riforma del titolo quinto della Costituzione, e ci ritroviamo con un governo delle destre, nel quale ci dovrebbe essere un partito che vuole federalismo, che in realtà non attua il federalismo. È stato il centro-sinistra a fare il vero federalismo, nella proposta del PD c'è l'intenzione fattiva e le proposte concrete per dire dobbiamo arrivare alle, più che al federalismo, credo di aver capito io, a una serie di autonomie, a una serie di autonomie e di collaborazioni sul territorio. E la stessa cosa viene detta per l'Europa. Io non so se non sono un buon oratore, ma se riesco a trasmettervi quello che ho provato io, cioè il fatto che appunto di questo specie di filo che unisce tutto il percorso delle proposte del PD dalla più piccola autonomia locale, dal più piccolo ente, fino ad arrivare alle considerazioni sull'Europa. Un'altra parola chiave è proprio Europa, e altre due fondamentali che ho trovato io sono autonomia e unione, appunto, quindi come, cioè proverò a spiegarvelo velocemente, come si possono conciliare secondo il partito l'autonomia, ma allo stesso tempo la non frammentazione dei territori, quindi, per dirla, consentitemi anche lì un po' di sfogo, non la secessione alla Lega, ma anzi la valorizzazione del territorio e l'unione, la solidarietà tra territori, e poi l'etica e la legalità, che sono punti fondanti di tutti questi documenti. Io ho chiesto a Giacomo Ferrari di accompagnarmi in questo percorso, perché una parte appunto della serata di questa sera è dedicata alla pubblica amministrazione e agli enti locali. E allora mi è venuto in mente di provare a chiedergli, e lui ha accettato, visto che è qua, di
Innanzitutto raccontarci brevemente qual è l'esperienza di un amministratore, di un sindaco di tutti i giorni, quindi le difficoltà, le cose positive, quello che è stata la tua esperienza di sindaco e di amministratore, e poi di vedere insieme, partendo anche dall'esperienza di Giacomo, quali sono i punti appunto fondanti della proposta del Partito Democratico, per esempio per il miglioramento del settore pubblico e della gestione dell'amministrazione. Quindi io, Giacomo, ti chiederei appunto se ci vuoi così raccontare, proprio visto che abbiamo detto che si fa una chiacchierata, sto parlando solo io, quindi parli anche un po' tu la tua esperienza di amministratore. Dunque, nasce 28 anni fa, avevo 22 anni, sono entrato in pubblica amministrazione, primo incarico assessore, quindi piccolo comune, va bene, comunque assai impegnativo per un ragazzo, un ragazzino. E da allora fino ad oggi è stato senza soluzione di continuità, 28 anni di amministrazione continua. Gli ultimi 5 anni ho fatto il sindaco, sono da rottamare, me ne sono accorto, tanto è vero che chiusa l'esperienza, chiusa, non mi ripresento, non mi ricandido, quindi ho pensato appunto di dare un taglio, perché è anche giusto dopo tanti anni. Io mi rendo conto che bisogna, a livello locale va bene, però bisogna dare la possibilità ad altri di fare comunque l'esperienza, perché è giusto, perché si portano idee nuove, diverse, potrebbero essere migliori, peggiori, non importa, però bisogna dare questa possibilità ad altri di affacciarsi a questa esperienza. Che dire, mi ha lasciato una grande soddisfazione essere stato nella pubblica amministrazione, nonostante ore, giorni, forse anni, se andiamo a sommare tutti i periodi, le ore passate per la pubblica amministrazione in 28 anni, posso dire che qualche anno l'ho passato seduto a una scrivania, a un tavolo. Tant'è vero che oggi abbiamo fatto una riunione, questa ve la vorrei anche citare come esempio di buona amministrazione. Dovremmo aver chiuso una convenzione tra 11 o 12 comuni, speriamo siano 12, per un totale di 23.000 abitanti, che faranno un unico appalto per la raccolta della spazzatura. Questo appalto dovrebbe iniziare immediatamente col porta a porta, quindi un grandissimo impegno, e ha comportato diversi mesi di incontri, lavori, eccetera, eccetera, per stilare questo documento che ci vedrà gestire assieme questo servizio. Pensate che molte volte è difficile per un comune solo, no? Varare un appalto per un servizio così importante, così complesso, e noi, diciamo, ci siamo riusciti in 11, speriamo che si aggiunga al 12esimo. In queste esperienze molte volte viene la voglia di gettare la spugna, no? Perché ci sono ovviamente tante soggettività che si esprimono. E molti amministratori hanno paura di perdere un pezzo della loro autonomia, no? Della loro personalità, perché ovviamente bisogna adeguarsi agli altri. Però quello che ho riscontrato alla fine sarà anche forse per necessità. Abbiamo capito che insieme siamo più forti. Per il resto, riguardante l'esperienza mia personale dell'amministrazione del mio comune, potrei sintetizzare in una battuta l'efficacia del buon governo. Un comune di 200 abitanti ha 200.000 euro d'avanzo d'amministrazione. Io credo che sia un buon risultato dopo 5 anni di amministrazione. Ciò vuol dire di non aver sprecato, di non aver buttato, di non aver soprattutto intascato nulla. Questo mi pare evidente. E nonostante che comunque abbiamo tutti i servizi, non ci manca nulla, quest'ultimo anno, ora
infine di comunque appalteremo lavori per circa 450.000 euro. Ciò vuol dire che una grossa parte le metteremo dei nostri, non intaccando questo avanzo. Con tutta una serie ovviamente di partnership, come si dice, no? Abbiamo fatto accordi con Ferrovie dello Stato, abbiamo avuto un piccolo contributo da parte della Regione, ci abbiamo messo dei nostri e siamo riusciti comunque a... Se voi fate le proporzioni con un comune grande vedrete che i numeri in proporzione salgono di parecchio. Cioè, questo vuol dire che si può amministrare bene, che esternalizzare, come diceva, io adesso vado così, non vado proprio sul documento, io vorrei che poi magari nascesse una discussione oppure... Io ti vorrei poi fare delle domande. Esatto. Mi fa piacere. Non mi avvarrò della facoltà di non rispondere. E questo dà dimostrazione che si può amministrare bene e che è anche soddisfacente amministrare bene. Oltre all'ordinario, diciamo, quello che riguarda il mio paese, sapete quasi tutti che la mia amministrazione si è aperta anche all'esterno. Siamo stati, diciamo, responsabili di progetti di cooperazione internazionale. Abbiamo adottato l'istituto della cittadinanza onoraria, siamo felici di avere il nostro cittadino onorario, il giudice Caselli. E ultimamente, in ordine di tempo, non più di 2 settimane fa, un ragazzo che arriva dall'Etiopia, che gode di protezione, abbiamo accesso alla cittadinanza onoraria e questo mi ha fatto un gran piacere. È stato un rischio perché ovviamente l'argomento non è, Robert era presente, non è dei più facili, forse è molto più facile andare sulla cittadinanza onoraria un attore, un'attrice, una velina o giù di lì, no? Avrebbe avuto un riscontro più immediato, però abbiamo voluto rischiare, il rischio ci ha dato ragione. La notizia è passata al Maurizio Costanzo Talk in contrapposizione, in polemica con l'affermazione di Bossi, al quale dice, come sapete tutti, fuori di Bal ai migranti. E questa, appunto, la notizia della cittadinanza onoraria ad Agmaui è entrata proprio in contrapposizione, perché tra l'altro questo ragazzo era ospite del Maurizio Costanzo, dove ha presentato il suo ultimo film, perché lui ha, cioè, l'ultimo documentario, perché è un documentarista. Tra l'altro i suoi lavori passano in Rai, quindi è una persona brava, in gamba, e sicuramente avrà un futuro. Con lui stiamo insieme a Genova Liguria Film Commission, di cui il comune è socio e ospita la sede del Ponente, della provincia di Imperia. Probabilmente faremo un grosso progetto finanziato dalla Comunità Europea per formare dei giovani produttori cinematografici o comunque di audiovisivi, un corso che si farà in Etiopia, raggrupperà giovani di almeno 3 paesi del Corno d'Africa, una situazione assai disagiata e come vedete da cosa nasce cosa, cioè se si scommette si rischia, però se la cosa va in porto poi da lì nascono nuovi filoni, no, di lavoro. Soddisfazione personale di essere rappresentante degli enti liguri che sono soci di Genova Liguria Film Commission, mi hanno votato all'unanimità come loro rappresentante e sono nel consiglio direttivo, quindi questo significa ancora una volta che se si affronta l'impegno di pubblico amministratore seriamente, scusate se mi do del serio, però capisco che magari sarebbe meglio farselo dare da altri, ma in politica è difficile che ti facciano, ti diano dei riconoscimenti, non importa, non è per quello che si fa politica. Però diciamo che la soddisfazione c'è, ovviamente ognuno poi al suo metro, no? Io mi accontento di questo. Sono incarichi a 0 euro, così almeno per dovere di correttezza di cronaca e informazione.
Come ti dicevo, io volevo farti anche qualche domanda. Prego. Però prima volevo cercare di sfruttare quello che ha detto Giacomo proprio per dire alcune di queste proposte reali, concrete che il Partito Democratico fa in questi documenti, perché nel racconto di Giacomo, del brevissimo, perché la sua, appunto, la sua vita amministrativa, l'esperienza avrebbero bisogno di diverse serate, ci sono proprio gli elementi che emergono da questi documenti. Giacomo ha parlato di serietà, no? nel lavoro dell'amministrazione. Il documento sulla pubblica amministrazione del Partito Democratico parte con alcune dichiarazioni che sono molto molto importanti. La prima è quella che è compito dei partiti, in questo caso del Partito Democratico, visto che siamo al suo interno. Vi leggo la frase proprio perché secondo me è scritta molto bene. Devono sfatare con i fatti il luogo comune che li considera la fonte dell'inefficienza e della clientela. Questo è uno dei primi elementi di questo documento, cioè è compito del partito, di chi sta dentro il partito, di sfatare questo luogo comune che esiste, che è vero, lo sappiamo tutti che esiste, ma è lavorando e facendolo seriamente che si fa in modo che questo luogo comune diminuisca, e questo è uno degli impegni del Partito Democratico. Probabilmente c'è bisogno di un po' di strumenti anche per aiutare questa cosa. E quindi una delle proposte concrete del Partito Democratico è quella che tutti gli iscritti al PD con incarichi pubblici, già ha bisogno per due motivi: uno, perché la sua trasparenza è cristallina, e due, perché sta lasciando gli incarichi pubblici. Ma la proposta del PD è che tutti quelli che hanno incarichi pubblici sottoscrivano un codice di responsabilità. Questo codice di responsabilità non è soltanto una sottoscrizione formale, ma è un qualcosa che impegna poi anche ad attuare tutta una serie di atti, come per esempio la trasparenza, la propria trasparenza patrimoniale. Quindi il PD chiederà ai propri iscritti che ricoprono incarichi di essere completamente trasparenti anche sulla loro situazione patrimoniale e personale. E poi, come concetto generale, l'etica rigorosa che deve essere propria degli amministratori pubblici, di tutti gli amministratori pubblici, ma non ci possiamo prendere impegni per gli altri, quindi li prendiamo per noi stessi, e quindi un'etica rigorosa per chi ricopre gli incarichi pubblici. Nel racconto di Giacomo c'è anche, se avete sentito, l'Europa, no? Cioè, quindi un piccolo comune come Terzorio si ritrova comunque in qualche modo legato con i progetti che ha fatto a un ente sovranazionale come l'Europa. E questa è la prospettiva del Partito Democratico che emerge da questi documenti, cioè quella di fare in modo che si esca, come titolo al documento, dalla crisi con più Europa, cioè ci sia più di questa interconnessione, se mi passate il termine, tra tutte le componenti dell'Europa. Quindi vuol dire dalle istituzioni europee, come la Commissione europea piuttosto che il Parlamento europeo, ad arrivare fino al piccolo comune, attraversando tutti gli strati, l'ente nazionale, la regione, la provincia, il comune.